Il padre ammira la tua continua resistenza, nonostante ti prosi la tua presenza. Di sicuro non si aspetta niente di meno dal suo primogenito. Gli anni nel culto ti hanno portato da debole alla cava fino a una chiesa improvvisata. Hai portato attenzione al padre e lui, in ritorno, ha trasportato tramite te, espandendo il suo potere, portando di più nell'unione. Più credenti, più potere tu e il padre avete posseduto. Entrambi siete cresciuti nella luce reciproca. Con la connessione che aumenta, senti un tremito di vero orrore. Mentre la maggioranza rimane ghiacciata, molti Kraken si sono liberati e diventano sempre più affamati di distruzione. Resisti al desiderio di lottare a Land's End, perché sai che potrebbe portare poco alla distruzione dei piani del culto. Fai una promessa di tornare più tardi, ma prima devi andare a Landfall per cercare di convincere il Gran Consiglio. Ehi, la ciurma, avete appena visto il finale del combattimento che ho registrato mentre non potevo parlare, quindi lo avete visto in modo diverso. Siamo appunto riusciti a... Cioè, ho recuperato tutto, ho rifatto tutta la zona là e ho battuto il Kraken finale. E l'obiettivo attuale è appunto quello di ritornare da Voltare e parlare al Concilio di ciò che abbiamo scoperto. Allora, direi che... Ah, tra l'altro ho fatto un piccolo cambiamento alla nave, nel senso che ho messo qua sniper e... No, questo era già un berserk dart gun. In pratica, ho cercato di migliorare un po' con la tecnica dell'abbordaggio e più o meno ci sono riuscito, nel senso che usando una combinazione di questo, con il mortaio a bomba acida, sono riuscito mediamente a cavarmela in un paio di arrembaggi. Allora, facciamo un viaggio rapido fino a Voltare direttamente, direi. Tanto abbiamo fatto un po' di scorte di pesce. Vediamo se c'è qualcosa qua intorno, lo prendo volentieri. Andiamo, sì, facciamoci un giretto per sicurezza, visto che abbiamo speso un po' di cosine. Se no posso anche comprarne di pesce, non è una roba così tragica. Sì, dai, ci sta. Qua magari... Ok, troviamo sia soldi che pesce. Molto bene, e c'era una scialuppa lassù in cima, vero? Sì. Facciamo questi che sono un po' più easy. Non vorrei stare a perdere tempo in eventi un pochettino più lunghi o più incerti. Vediamo che capita. Ok, più 10 e un amico. Ottimo. Ottimo. Allora, andiamo là, non abbiamo bisogno di riparazioni, no? Qualcuno è salito un pochettino di livello. Più che altro nel combattimento ce n'è un paio che sono migliorati. E buono così. Allora, andiamo a parlare a volte. Vediamo un attimo se abbiamo qualcosa di interessante da comprare. No, nulla di che. Ah, tra l'altro abbiamo trovato, non mi ricordo se l'avevamo in passato, ma abbiamo trovato questo, ce l'ha regalato un tizio in giro. Allora, trovi Voltare e l'informi dei recenti avvenimenti. È scioccata da cosa hai scoperto a Redoubt e è anche curiosa del perché il culto ha catturato Devilrock.
Voltare alle sue teorie, ma con tempo dell'essenza, spera di discutere dell'argomento con i suoi colleghi, della stessa mentalità geologica, all'inizio. Ti chiede, per avere alcune delle sostanze volatili da sperimentare. Non sei così felice di ridurre il tuo stock di Davyrock, specialmente con il numero di Kraken che aumenta. Ma i suoi le opinioni possono essere preziosissime. Prima, pensa di informare il Concilio degli eventi di Land's End. Sicuramente ora saranno portati ad agire. Ritorni dalla tua nave con un po' di Davylorock, ma Voltare non è ancora tornata. Quando finalmente ti stai per stufare e tornare, si precipita dentro, urlando arrabbiata lei stessa. Sembra che le mani del consiglio siano legate dalla burocrazia e da impedimenti. Ti dice come alcuni consiglieri hanno chiesto dell'aiuto per evitare la crisi, ma la maggioranza era troppo preoccupata per i suoi fatti, non credendo che lamentandosi di piccole rivalità per far passare una mozione. Che senso ha il consiglio se l'unica cosa a cui può acconsentire è l'inazione? Non hai mai visto Voltare così emotiva, ma finalmente si ricompone. Spiega che una volta che la sessione è finita, un consigliere un pochettino più sveglio l'ha approcciata con alcune informazioni. Un magistrato sulla sua giurisdizione è appena stato avvisato di tre uomini che hanno dei tatuaggi del culto. Una volta che è stato saputo, hanno chiesto scampo, dicendo che non erano più dediti al culto. I vulcani sono sicuramente molto più rischiosi che non tradire la loro fede al padre, hanno detto. I consiglieri. No, il consigliere non ci ha pensato di parlarne finché Voltaire non ha parlato della fine di Redout. Voltaire ha promesso di mandare parola dei suoi test con la Davylorock. Nel frattempo vuoi andare a parlare con il magistrato che ha arrestato gli ex cultisti. Sicuramente un cinghiale di uomo. Comunque, dice che li ha portati al pit. Normalmente, questo tipo di azioni è compensato con una notte in cella. Non un biglietto di sola andata per una colonia penale. Il magistrato non fa mistero del suo odio per il culto, lasciando passare trapelare arrabbiato che suo figlio si è unito loro e non è mai più stato visto. Nessun dubbio che hanno commesso dei crimini molto peggiori. Ma saranno liberi solo perché non abbiamo da accusarli? Il pit è nei rimasugli del nord. Sai che il culto odia quei luoghi. Dovresti raggiungerlo prima che loro. Devi raggiungere noi traditori, i disertori, prima che loro li prendano. Allora, quindi dobbiamo andare in questo nuovo posticino, posticciuolo. Dove? Dov'è? Qua. Allora, facciamo un viaggio veloce il più vicino possibile, magari. Fast travello. Dove? Qua. Vadi.
Farhaven. Prendendo il pesce giù che male non fa. Bel posticino comunque. Dove che era? Eccolo. 45, molto buono. Ci fermiamo anche la nave in panne, sì, dai. Ah, li abbiamo aiutati, ma c'è mezzo morto il tizio. Fortuna che siamo vicini al porto, così almeno possiamo ripigliarlo. Remove, revive. Vabbè, abbiamo perso un po' di soldi, ma capita. Allora, là ce n'è un'altra in pericolo. Speriamo di non rischiarci qualcosa di nuovo. Tanto comunque siamo a portata di porto, non ci sono urgenze qua. Ok. Ci siamo liberati di un po' di pesce, ma ci hanno dato dei soldi e felicità. E un bicchiere di vino con un panino. Allora, vediamo un pochettino se c'è qualcosa di interessante, se no magari metto in pausa e ci vediamo poi giunti al punto. Allora, pappapero qua. Non è in mano nessuno di pericoloso, sembra. Andiamo al... Non abbiamo bisogno di questo. Del pesce, buono. C'è una tempesta qua che non è poi così interessante. Vediamo. Ah, c'è un porto anche. Fico. Fico, fico, fico. Allora, vediamo la scialuppa. Vediamo il pesce e ce ne andiamo. Tanto non penso che abbiamo... 10 di felicità, un amico. Ah, abbiamo bisogno di 6 eventi. Vai, facciamo che metto in pausa e ci vediamo tra poco. Eccoci. Man mano che il culto è cresciuto esponenzialmente... la presa su di te da parte del padre si è affievolita. Non hai trovato nessun cambiamento nella tua convinzione all'inizio. Il mondo non aveva ancora sofferto abbastanza per soddisfarti. Ma man mano che è passato il tempo, un pizzico del tuo vero te stesso ha iniziato ad emergere. Hai sentito la tristezza del padre. Non solo la deteriorazione del vostro legame, ma il fatto che lui lui mancava prima che fosse troppo tardi. Cosa? Non è ben chiaro, lo andiamo su in cima. Oh, c'è un tizio in mare. Lo riportiamo alla prigione. Allora, un po' di pesce va benissimo. Allora, qua c'è la prigione. Qualcosa di interessante del pesce gratis. Facciamo due eventi e ci rivediamo. Ok, non so quale dei due bisogna attivare, ma boh. Allora, riportiamo il tizio, ci dà 52 monete. Ok. Quelli che guardano il pit sono poco più che criminali loro stessi, quindi sono abbastanza crudeli. Non puoi parlare con i tizi se non con una con corruzione, insomma. Va bene.
Aspetti finché te li portano. Solo due appaiono. Il terzo, la guardia dice con un sorriso, non ce l'ha fatta. Sembra che anche i tizi del culto non si trovino bene qua. Ti eri preparato per tirare fuori, estrapolare le loro informazioni, ma le parole escono, vengono fuori velocemente. Una volta che abbiamo raggiunto l'isola, le nostre navi erano cariche e ce ne siamo andati. Non eravamo... Non era la prima volta che c'erano degli ordini inusuali, ma abbiamo dovuto navigare delle specifiche coordinate e abbiamo dovuto abbassare delle campane piene di strani pacchetti, della roba che esplode quando bagnata, se tu lo credi. Abbiamo un sacco di compagni che lo stanno facendo. Non molto dopo, le isole circostanti hanno iniziato a fumare e sputare fuoco dalle loro cime. Ora capisci perché il culto ha catturato Davy Rock? Non per toglierti un'arma contro il Kraken, ma per attivare in qualche modo i vulcani dormienti. Ma perché? Gli ex cultisti non sono... sono certamente... cioè, non ne sanno molto di più. Una volta che ci hanno detto che la nostra prossima missione, non eravamo particolarmente stupiti. Era al gigante Slumbering, Slumbering Giant. Quindi siamo scappati alla prima opportunità. Non che qualche posto sarà sicuro una volta che il culto avrà finito, tutto il mondo sarà in fiamme. Non sono... non si sbagliano. Se quel gigante massivo vulcano dormiente diventa attivo, potrebbe creare una catena di azioni a catena, riducendo buona parte del mondo conosciuto in una landa desolata. Non hai tempo da perdere. Ok. Allora, le navi del culto sono state avvistate all'orizzonte e vedi una nave che si avvicina al pitto. Un assalto diretto non sarebbe saggio, per cui aspetti che provino lo stesso approccio che hai fatto tu. Non sai se verranno uccisi i tizi del culto. Non senti gratitudine per i tuoi informatori e salvarli offrirebbe solo loro una salvezza temporanea. Sono comunque morti in entrambe le situazioni. Guardando dal tuo cannocchiale riconosci un leader di alto rango del culto, un ministero ordinato, niente di meno. Ti ricordi che era detto a controllare i suoi piani, alla discolpa di altri. Non ti ha ancora visto, quindi puoi scappare. Ma il mondo sarebbe un posto molto migliore senza la sua ambizione. Ci proviamo. Vediamo un po'. Così vediamo anche messo, come è messo. Ma direi che lo facciamo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.